FVG Tech. Impara la tecnologia in TV. Un programma di Gabriele Gobbo. Un saluto ai telespettatori di questa nuova puntata. Oggi un ospite internazionale, nel senso che ci colleghiamo via internet con lui, se non vado errato, dalla Germania. Esatto. Allora, ti abbiamo contattato via Skype e se vedete dei blocchi non è colpa nostra ma di Microsoft, anche se non dovremmo dirlo, ma noi ce ne freghiamo perché parliamo di tecnologia senza peli sulla lingua. Allora, dicevamo, è con noi Fabio Plebani, country manager di Idealo. Benvenuto. Grazie mille per l'invito. Ascolta, a tutti gli ospiti spieghiamo in un minuto di dirci di cosa si occupano, un po' cosa fanno per inquadrarli in questa puntata e per sapere di cosa andremo a parlare. Tu nello specifico, brevemente, di cosa ti occupi e di che settore? Appunto, come dicevi tu, sono il country manager di Idealo dall'Italia, quindi mi occupo di online marketing, del mondo dell'e-commerce in generale e anche del risparmio, quindi anche una sorta di ricerca di mercato. Questo brevemente ciò che mi compete e ovviamente poi, essendo responsabile per un paese, rappresento l'azienda e cerco di raggiungere gli obiettivi finanziari che l'azienda si è posta. Ascolta, magari facciamo un passo indietro, sei uno dei famosissimi cervelli in fuga o sei lì da sempre? No, direi che a Idealo sono da poco, circa 2 anni, in Germania già da 10, quindi non mi definisco mai un cervello in fuga, ma la vita mi ha portato oltre i confini. Beh, molto bello che anche nel mondo della tecnologia degli italiani occupino dei posti di rilievo nelle aziende internazionali, quindi siamo molto felici di averti qui con noi in televisione a raccontare, e adesso vi spieghiamo cosa, vi parliamo di e-commerce, vi parliamo di come e cosa stanno evolvendo gli italiani su internet, cosa comprano, perché, ma soprattutto vorrei col nostro ospite, con Fabio, parlarvi di una metodologia che ormai ha preso piede un po' in tutti gli e-commerce. Si era partito dai voli aerei, ad esempio, si era partito da quei servizi che venivano venduti soprattutto per il turismo, ormai si è ampliato su tutti i prodotti e su tutti i grandi e-commerce. Stiamo parlando di Dynamic Pricing, vi spiego in due parole che cos'è e poi ti darò il là per approfondire un pochino. Praticamente si tratta della tecnica con cui un determinato e-commerce, in base a determinati parametri, alza o abbassa il prezzo anche persona per persona, perché si parla di concerti, prodotti e servizi acquistati dalle persone, di solito è in base a quanta offerta e a quanta richiesta c'è, ma anche la profilazione dell'utente è importante. Ci spieghi un po' che cos'è e perché viene utilizzata questa pratica del dynamic pricing, per favore? Certo, molto volentieri. Diciamo che hai già riassunto molto bene. Il dynamic pricing nasce soprattutto nel mondo del turismo e quindi per andare a rispondere alla domanda e all'offerta delle camere, degli hotel e soprattutto dei concerti. Ovviamente a ridosso di un concerto i prezzi dei biglietti diventano più cari. Dal turismo si è poi espanso in tutti gli altri settori merceologici, quindi oggi qualsiasi prodotto che andiamo a acquistare ha delle oscillazioni nel prezzo. Queste oscillazioni nel prezzo dipendono sia dall'orario del giorno in cui si vuole acquistare un determinato prodotto, ad esempio alla sera, essendo più utenti collegati online, i prezzi tendono ad aumentare, ma anche in base a determinati giorni durante la settimana, ad esempio il mercoledì. Ma notavo da uno dei vostri report, da una delle vostre ricerche di Idealo che avete rilasciato qualche tempo fa, che il mercoledì pare quello con più quadratini colorati, quindi vuol dire che c'è un movimento interessante il mercoledì. Prego, continua pure. Sì, esatto, i prezzi tendono a diminuire proprio il mercoledì e anche diciamo per il venerdì prima del weekend, sempre perché nel weekend invece i prezzi aumentano, la gente ha più tempo di essere online, ha più tempo quindi di fare i propri acquisti.
Ovviamente poi ci sono delle variazioni in base ai determinati prodotti, ad esempio se si vuole acquistare delle scarpe da donna è meglio acquistarle appunto il mercoledì, delle scarpe da uomo invece è meglio acquistarle al venerdì in Quindi uomini e generale. donne non andranno mai d'accordo, quindi lo shopping maschio e femmina sarà sempre separato. Ragazze, voi fate shopping il mercoledì, voi maschietti il venerdì prima di andare a farvi l'aperitivo. E ad esempio, che ne so, se uno vuole comprare un computer portatile, quando è meglio che lo compri? Il computer portatile, se ricordo bene, mi pare che sia il martedì, e con risparmi però molto notevoli, anche fino ad arrivare all'8%. Poi, ovviamente, risparmi dipendono dai diversi prodotti. Come dicevi giustamente tu, non è solo una questione di domanda e offerta, ma anche proprio di profilizzazione degli utenti. Ad esempio, anche una recente ricerca che abbiamo dimostrato. Siccome gli utenti che generalmente navigano utilizzando un iPhone o comunque un prodotto della Apple sono portati a spendere di più per i propri prodotti, può capitare che alcuni shop online vadano ora evidenziano che l'utente stia utilizzando un dispositivo, quindi un sistema operativo iOS, e quindi mostrino a questo utente, solo a questo utente, un prezzo più alto rispetto a un utente che invece sta utilizzando Android. Quindi si Quindi, va proprio nel dettaglio. a mo' di battuta, sarebbe meglio comprarsi un cellulare, uno smartphone cinese da 15 euro per fare acquisti online? Passami la battuta. Sì, teoricamente sì. Poi, ovviamente, sappiamo che l'e-commerce ha il nostro email, siamo utenti, quindi già sa che utilizziamo anche un iPhone, quindi magari l'estremizzazione di utilizzare un telefono poco costoso e a mo' di battuta, ma vi fa capire quanto la tecnologia ci corra dietro e ci profili e cerchi di sfruttare al meglio ogni momento della giornata. Ancora una domanda su questo, poi passerei a un altro argomento molto interessante. Certo. L'e-commerce, variano questi prezzi per vendere di più e meglio o per guadagnare di più? Cioè, qual è il motivo principale? Diciamo che così come nel mondo offline vi è concorrenza e tutti i diversi negozi cercano di attirare il proprio utente con prezzi vantaggiosi perché soprattutto nel mondo online l'utente sceglie di acquistare un determinato prodotto spinto soprattutto dal prezzo. Quindi Quindi diciamo che potrebbe essere che lo attiri col prezzo, vedo qui, televisore costa più o meno il 4% in meno il sabato, lo attiro il sabato, diventa mio cliente e poi me lo mantengo, dico bene? sì, esatto. Diciamo che a livello generale il dynamic pricing può essere visto anche come una sorta è sia positivo che negativo, nel senso positivo perché vi è una concorrenza più accentuata nel mondo online rispetto al mondo offline per i prezzi, e quindi i prezzi diventano più vantaggiosi per gli utenti, dall'altra parte, come abbiamo visto ad esempio nell'esempio di chi utilizza un iPhone, può diventare negativo perché l'utente riceve prezzi più alti rispetto all'altro. Ho capito, allora chiudiamo la parentesi dynamic pricing, credo che i telespettatori abbiano ricevuto uno scossone sulla sedia, gli siano venuti i capelli dritti, ma questo succede da diverso tempo, è normale e spesso grazie al prezzo dinamico possiamo anche risparmiare, quindi potete un po' preoccuparvi, ma perché no? Se non avete fretta andate sullo stesso e-commerce 2 o 3 volte nell'arco della settimana o in diversi orari e capite quando è il momento migliore. Adesso con te, sempre perché comunque Idealo è preciso e fa sempre delle ricerche molto interessanti, pare che nel 2018 ci sia stato un boom dell'e-commerce in Italia. Tu, essendo country manager appunto per l'Italia, secondo me sei la persona giusta a cui chiedere, prima di tutto, qual è stato il principale boom dell'e-commerce in Italia e quale tipologia di persona ha aiutato a far aumentare l'e-commerce? E poi qualche informazione sullo stato dell'arte dell'e-commerce quest'anno in Italia, 2018. Sì, quest'anno l'Italia sta recuperando un po' il fiato. In Italia, diciamo che il boom è stato soprattutto spinto dalle donne, in quanto finalmente si sta raggiungendo
anche nel mondo online una parità dei sessi. In Italia avevamo una predisposizione che gli uomini andavano a acquistare molto online, circa il 60% degli acquisti venivano effettuati dagli uomini, mentre oggi stiamo avvicinando al 50-50%. Questo anche perché determinate categorie merceologiche più affini al mondo femminile si sono sviluppate, sono nati molti nuovi siti. Sto parlando per esempio di tutte le categorie riguardanti la bellezza o lo sport, ad esempio penso al make-up che ha avuto un'incredibile crescita soprattutto nel pubblico femminile più giovane, ma anche i prodotti per i capelli, i prodotti per la pelle, i prodotti in generale Quindi le del donne hanno corpo. aumentato il comparto e-commerce italiano prima di tutto attraverso l'acquisto di prodotti ovviamente femminili grazie all'aumento di offerta. Questo ha trainato un po' il mercato. Però vedevo qui su questa pagina di Idealo, ad esempio questa così stranezza che riporta i telespettatori, le fotocamere istantanee, pare che il 61% di acquisti sia fatto dal mondo femminile. Questo è chiaro che se io clicco su make up l'88%, cioè fa più impressione l'11% di maschi che compra make up piuttosto che l'ovvio 88,2, no? E poi abbiamo, che ne so, lampade di design vincono le donne, pneumatici estivi. Devo dire che qui le donne soccombono, ma secondo me perché la donna va dal meccanico, invece l'uomo esperto, quello che conosce tutto dei motori, l'87% si compra i pneumatici estivi online. Quindi mi dici che l'e-commerce in Italia finalmente inizia ad ingranare per bene. Sì, come appunto dicevo, sta vivendo una sorta di rinascita, ha avuto già in passato delle buone crescite, ma quest'anno è particolarmente vivo, appunto come dicevo, non solo nel reparto femminile, ma altri reparti stanno crescendo molto bene, sono ad esempio quello del food and beverage, soprattutto tutta la parte dell'alcol, quindi per noi grandi produttori di vini o comunque amanti del cibo, ovviamente è un settore dove l'Italia può fare la differenza, dove il Made in Italy può andare a fare un'enorme differenza. Quindi questa è la situazione del 2018 dell'e-commerce in Italia, molto rosea, funziona sempre di più e quindi io andrei con Fabio ad analizzare un attimino l'identikit del consumatore digitale, che ovviamente negli ultimi anni è cambiato tantissimo, non è più il classico smanettone dei computer che compra online, perché col cellulare, col telefonino possiamo comprare con un clic e quindi io partirei da questa prima domanda. Adesso magari proviamo a farti scottare la sedia con tre domande, pem pem pem, vediamo se sei preparato. Purtroppo sarà preparato, ma ci proviamo lo stesso. Allora, quali sono i consumatori più abituali nel mondo dell'e-commerce? Sì, allora in Italia sono, come appunto accennavo prima, principalmente uomini tra i 35 e i 44 anni, che è in linea con la media europea. Quello che poi invece ci differenzia rispetto all'Europa, purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista, è che il secondo gruppo più attivo sono uomini tra i 45 e i 54 anni, mentre in Europa abbiamo il gruppo più giovane, quindi dai 25 ai 24 Quindi anni più mediamente attivo. l'italiano che compra online è un po' più vecchio? Sì, dalla media europea sì, e probabilmente ha a che fare col fatto che i nostri giovani non hanno una grande capacità di acquisto, nel senso che ci sono pochi soldi per i nostri giovani. Diciamo che negli anziani, passatemi il termine, e sono quelli della mia età in realtà, quindi sarei anziano anch'io, ma praticamente il potere d'acquisto, diciamo che noi abbiamo un po' più soldini del diciottenne in tasca, questo è il motore principale. Esatto, e anche rispetto al diciottenne tedesco o al diciottenne francese, che invece hanno più soldi rispetto al nostro diciottenne italiano, possiamo dire così. Ascolta, la seconda domanda, vediamo se qui ti cogliamo in fallo, ma non credo, un po' più precisina. Perché scelgono gli acquisti online gli italiani? Quando acquistano negli e-commerce, perché lo fanno? Qual è la molla che li spinge a comprare online?
Risposta direi abbastanza semplice. Il prezzo è la prima motivazione. Si cerca sempre il risparmio, si va online perché si sa che si può risparmiare, che si può andare a confrontare i diversi prodotti, che è un altro motivo per cui si va ad acquistare online. Si possono vedere in un unico schermo più Quindi prodotti, la più facilità o meno. di trovare un prodotto piuttosto che correre all'interno di un supermercato col carrello per un'ora in cerca di un prodotto piccolo, uso un motore di ricerca e lo trovo subito, anche questa è una buona molla. Esatto, la facilità di avere anche più prodotti a portata di mano, non sei, come appunto dicevi te, un bellissimo esempio, non sei tu che vai a cercare il prodotto, scrivi un nome o ormai adesso lo dici nel cellulare e ti vengono mostrati direttamente tutte le possibili offerte, tutti i prezzi, tutte le caratteristiche tecniche che difficilmente magari in un negozio si potrebbero vedere se non con l'aiuto di un venditore di presente. Un'altra motivazione per cui si va ad acquistare online è anche la presenza di recensioni di altri utenti che diciamo agevolano la scelta su un determinato prodotto. Perfetto, allora le tre motivazioni sono queste. L'ultima domanda che ti faccio su questo identikit del consumatore digitale italiano è questa: su quali dispositivi e con che dispositivi comprano e come pagano? Sì, allora, in generale l'Italia rispetto all'Unione Europea è avanzata per quanto riguarda l'utilizzo dei dispositivi mobili. Gli italiani utilizzano molto i cellulari, ormai in quasi tutti i siti il traffico mobile è superiore a quello del desktop, ma, e questa è la grande differenza, che avviene ancora molto a ricerca per mobile, mentre l'acquisto finale avviene ancora per il desktop. Quindi Quindi si cerca col cellulare e si compra col computer nella maggioranza dei casi. Bene. E con cosa pagano queste persone? diciamo che soprattutto alla fine possiamo dire con la carta di credito, anche se non è il metodo di pagamento più amato, anzi direi solo il 22% degli italiani pagano con la carta di credito. Si cerca, se vi è un'altra possibilità, si cerca di utilizzare un'altra possibilità. E questo diciamo che è anche un limite dell'e-commerce italiano, perché finora aveva fatto un po' fatica, perché non vi è questa fiducia nell'utilizzo dell'online, nell'utilizzo dei pagamenti online. Sicuramente molto utilizzato anche PayPal, perché rende il pagamento più facile, però diciamo vi è sempre un po' di reticenza nel pagamento online, nell'utilizzo delle tecnologie digitali di pagamento. Ascolta, abbiamo così parlato dell'e-commerce in Italia, della vendita online, eccetera. Abbiamo preso spesso dei dati di Idero, del quale tu sei country manager per l'Italia. Esattamente ad Idero ci hai detto cosa fai, ma la complessità dell'azienda, qual è il, chiamiamolo, core business? Cosa fate lì in Germania da Idero? Noi, allora, Idealo è un comparatore prezzi, è il comparatore prezzi di leader in Europa, perché infatti oltre ad essere presenti in Italia e in Germania, dove siamo nati 18 anni fa, siamo presenti anche in Francia, Spagna, Gran Bretagna e l'Austria, appunto andiamo a proporre nel nostro catalogo determinati prodotti e poi andiamo a confrontare i diversi prezzi dei diversi shop che sono osservati, e poi l'utente può liberamente scegliere su quale a quale shop Quindi poi si potrebbe dire che andare ad acquistare. avete un vostro algoritmo che compara i prezzi delle varie piattaforme, quindi siete completamente super partes, trasparenti, poi non vendete niente in realtà, una persona va nell'e-commerce che preferisce. Esatto, noi in realtà non vediamo niente, mettiamo a disposizione la nostra tecnologia, da noi lo shop che è in prima posizione lo è esclusivamente perché ha il miglior prezzo, quindi non si può pagare per essere in prima posizione, appunto perché come dicevi tu siamo super partner, siamo neutrali, nonostante ciò tutti gli shop, gli online shop presenti su Idealo sono shop verificati e controllati, perché ovviamente ci teniamo alla sicurezza dei nostri utenti, però non abbiamo alcun influsso
giusto sul prezzo che poi questi negozi online vanno a proporre. E poi spesso fate queste ricerche, molte basate sui vostri algoritmi, perché avendo migliaia di utilizzatori avete i dati precisi, molti farete dei sondaggi, eccetera, ne rilasciate parecchie di ricerche. Io ricordo quella del miglior prezzo dell'iPhone in Europa, prendilo in Francia, prendilo in Italia, prendilo. Cioè, fate anche diversi argomenti, mi sembra molto interessante. Quindi, se ti va, io ti propongo magari di tornare più avanti per parlare di qualche altro argomento e mettere a confronto sempre il mercato a livello europeo con focus sull'Italia, se ti va. Molto volentieri, certamente. Allora, siamo giunti alla fine. Io ti ringrazio di questo collegamento internet ballerino. È stato con noi Fabio Plebani, country manager di Idealo, grazie mille. Grazie a voi per l'invito. E ti saluto, ci risentiremo per le prossime puntate. Ai nostri telespettatori ricordo come sempre la replica del venerdì e poi on demand su YouTube, Facebook, che ne so, iTunes, Spotify, podcast, tutti i social network Vimeo che utilizziamo praticamente in Italia solo noi, ma ci piace averlo lì. Seguiteci sui social network per tutte le novità. L'appuntamento è rinnovato. Alla prossima puntata e vi lascio con i programmi dell'emittente. Grazie a tutti da Gabriele Gobbo e arrivederci. FVG Tech. Impara la tecnologia in TV. Un programma di Gabriele Gobbo.